まあ、今回落語が原作になってるんですけど、落語には語を扱った話がたくさんあるんですね。で、今回の脚本を書いた加藤正樹さんは囲碁が大好きで、でこの、話を映画にしたいと思ったのが最初のスタートです。僕はほとんど打てない、ルールは知ってたけどほとんど打てなかったんで、スマホにアプリを入れて、このアプリを入れて勉強を始めました。加藤正樹さんの脚本家です。Allora, devo dire che la storia originale deriva da Rakugo e va detto che nel Rakugo spesso vengono narrate delle storie che hanno proprio il Go come punto agglutinante della storia stessa. Nel mio caso specifico va detto che anche lo sceneggiatore, che si chiama Masatsu Kato, e lui appunto è un amante del Go, quindi diciamo che un po' è stato anche con lui, è partito con lui questo, diciamo, incipit, questo punto di partenza. Io conoscevo le regole ma non sapevo giocare, quindi ho inserito una app con il gioco ed è così che mi sono allenato. ウディネみたいに映画祭っていろいろ話すと、みんな侍の映画とか忍者の映画とか日本の文化の映画が好きだっていうことにだんだん気づいてきた。で、日本が円安で旅行しやすいのもあって、いろんな人が日本に訪れてくれてるんで、みんな街が京都に行くと、京都の映画撮影所があるんですけど、そこに行くと外国の人が忍者の格好したり侍の人が格好したりしてる人がいっぱいいて、やっぱ海外の人が侍の話見たいんだなと思って、それでやっぱりチャレンジしたいなと思って。Va detto che spesso quando mi trovo a confrontarmi con delle persone straniere, proprio quando mi trovo in dei festival internazionali come questo di Udine, spesso appunto noto un grande interesse da parte degli stranieri nei confronti di film particolari della cultura giapponese con argomenti che possono essere i ninja o i samurai. E in questo momento, tra l'altro, ci troviamo in un momento in cui lo yen giapponese è diventato una valuta più debole e quindi succede spesso che molti stranieri vengano appunto in Giappone. Ad esempio a Kyoto c'è un studio di imprese di set, e lì capita spesso di vedere appunto degli stranieri che quindi si vestono da ninja o da samurai appunto all'interno di questi set. E quindi ho capito che alla fine c'è un interesse nei confronti dei samurai, dei ninja, di questo tipo di argomentazioni da parte soprattutto di chi sta al di fuori del Giappone, ed è questa la ragione per la quale ho deciso di diventare un po'. ですね、僕が25年ぐらい前に中古屋さんで買ったオレックスの 16mm のフィルムがあって、カメラがあって、それがずっと錆びついてたんですけど、コロナになった時に暇になってそれを直したんですよ。これ最高のおもちゃを見つけたなと思って、こういう大きな映画でもワンシーン、ツーシーンとかで今最近よくフィルム 16mm で回しているので、あのシーンは 16mm のフィルムで撮られます。25年前、io avevo acquistato un usato di una telecamera della Borex di 16mm ed è rimasta lì per tanto tempo, quindi si era arrugginita. Poi con il Covid ho avuto tanto tempo a disposizione e ho deciso di farla aggiustare, e ho pensato che fosse il più bel giocattolo possibile, e quindi adesso appunto anche nelle varie riprese di alcuni film utilizzo in una o due scene questa 16mm ed è proprio appunto anche stata utilizzata nella scena di cui parlo. ちょっとまあ続編をやることはやるんですけど、その原作を書いた柚木先生がちょっと続きをもう少し書きたいって言って、それを今待ってる状態かな。
la voglia di fare un ulteriore sequel c'è, però al momento siamo in attesa perché l'autore della serie originale, lo scrittore Izuki, ha detto che appunto adesso produrrà qualcosa di nuovo e quindi stiamo un attimo in attesa della sua produzione per continuare. Arigatou.